Ante il mese d'avril del 2001, l'associazione al Sole di Alp all'avia organizzà una cita, ma ben suagnà, esposizione a Cutei e Lame, Bielese e Piemontese. Arlung la preparazione della mostra, il avio descrivì l'esistenza di un cutel molto ben particolare, chiamato al Barachin, e definì dalle riviste specialistiche tame al cutel piemontese. Recentemente, merci a internet, il nome trova che in tal paese ad Frabusa, in provincia di Cuni, un giovu, Daniele Mauro, arrivando l'attività dal pare Fre, alla anviarà una produzione commerciale dal cutel piemontese al Barachin. Partiamo da una striscia rettangolare dritta, che era quella che si otteneva battendo le lime vecchie piuttosto che le molle o altro materiale di recupero. Si fa un taglio trasversale passaggio, definiamo la lunghezza della lama in proporzione. Secondo passaggio, andiamo a impostare l'incurvatura della lama. Nel terzo andiamo a dare la proporzione di angolo tra la lama e il codolo dietro. E l'ultimo passaggio è il lavoro sul filo. Ma i cortei perché rappresento al primo tis a travaia dell'uomo. E l'uomo la travaiante questa terra con gli strumenti che adesso noi arriviamo a fare con i bitumi di mais per fare un travaio con il rispi, il raspi e finché non è.